Salve a tutti, sono Rita Bambini, docente FIF per il settore yoga. Questa piccola lezione casalinga ha come obiettivo l'apertura del torace e la mobilità scapolomerale. Procuratevi dei piccoli supporti per essere più attenti alla tecnica e riuscire a correggere alcune posizioni. Una semplice coperta e la cintura dell'accappatoio possono essere utili. E poi, con calma, assumete la posizione seduta, quella che nello yoga viene chiamata Siddhasana, o posizione del saggio. Un tallone vicino all'altro, posizionato in modo tale da avere un'apertura soddisfacente della zona coxofemorale. Se sentite troppo impegnativa la posizione all'altezza delle anche, è possibile utilizzare Sukhasana, la posizione invece facile, quella nelle quali la sollecitazione sul distretto del bacino, anche quindi l'articolazione coxofemorale, è meno sollecitata e meno intensa. Assunta quindi la posizione, e accuratamente aggiustate la colonna vertebrale. Quando andiamo a lavorare sulle aperture è importantissimo avere cura della posizione della spina dorsale. La coperta può servirci sotto gli ischi per sollevare il bacino e soprattutto per le persone che hanno difficoltà a mobilizzare la colonna in posizione seduta. Risulta un facile aiuto, riesce a dare comunque un'impostazione più corretta. Quindi sollevate bene la schiena verso l'alto, appoggiate i polpastrelli a terra vicino al bacino, sollevate bene la colonna controllando la cintura, quindi l'addome non è né contratto, ma soprattutto non è rilassato. Appoggiando i polpastrelli, il centro della testa spinge verso l'alto. Inspiro sollevando il braccio destro e allungo. Comincio a sentire il lavoro sulle mie torace. Estendo bene, controllando anche la zona del collo. Sposto leggermente la mano sinistra che è a terra e comincio a flettere il busto. Sento la posizione del corpo che si apre sul lato destro, quello corrispondente al braccio sollevato. Cerco di mantenere la testa sulla linea della colonna. E soprattutto cerco di mantenere gli ischi sulla coperta o sul tappetino se non ho bisogno della coperta. Estendo e allungo. Allora, evito questo movimento, che è un movimento di chiusura nel quale molto spesso si va a chiudere la zona della spalla. Quindi cerco invece di allungare ed estendere. Quando sento di aver allungato tutto il lato destro, appoggio ancora meglio la mano e cerco di ruotare il petto verso l'alto. Non lascio cadere la testa, non la mantengo in tensione e in linea con la schiena. Il respiro produce un'apertura a livello degli intercostali sul lato destro. Inspiro, riallineo ed espiro, ritorno e la preparo sull'altro lato. Nel momento in cui mi soffermo, noto la differenza fra le mie torace destro e le mie torace sinistro, con la sensazione di avere una mie torace più grosso, una capacità di respirazione maggiorata sul lato destro del torace. Quindi vado a compensare, a rendere simmetrico il lavoro. Inspiro, salgo il braccio sinistro verso l'alto, spingo in alto allungando, sposto la mano destra, cerco l'appoggio, il bacino è ancorato e allungo. Cerco lo stesso movimento in estensione che ho fatto prima, senza chiudere. Ascolto bene l'apertura intercostale, poi con un'inspirazione provo di nuovo a spingere verso l'alto il torace. La testa non cade, gli ischi sono appoggiati sulla coperta o sul tappetino,
inspiro ed espiro, ritorno lentamente. Controllo bene la posizione e vado a sentire questa volta le gambe che si allungano. Apro, cercando di non interferire sulla schiena con l'apertura delle gambe, quindi non eccedo, non apro eccessivamente. I piedi sono a martello, spingo sempre sul tripode, quindi le gambe sono forti e toniche. Controllo la schiena di nuovo. Spingo il centro della testa verso l'alto, stringo le scapole, apro il torace, gli ischi sono a contatto del tappetino. Appoggio l'esterno del polso destro sull'inguine e inspirando salgo col braccio sinistro. Inspiro a lungo e espiro lentamente. Vado in flessione, di nuovo il movimento non mi chiude, ma mi allunga. Inspiro, torno al centro, ruoto la mano ed espiro il ritorno. Sull'altro lato, dentro l'aria, allungo, fuori l'aria. E sento l'estensione, la testa mantiene sempre la linea della spina dorsale. Inspiro ed espiro, ritorno. Controllo l'appoggio delle gambe, riprendo in dinamica, dentro l'aria e fuori l'aria, allungo senza chiudere, inspiro ed espiro. Controllo la forma delle gambe, il tono delle gambe e cerco di sentire bene il movimento di estensione della fascia laterale, senza sollevare il dischi, allungo ed estendo. Inspiro ed espiro. L'ultima volta, dentro l'aria. E fuori l'aria. Scivolo laterale, non sollevo gli ischi e allungo. Inspiro ed espiro. Sull'altro lato è completo. Dentro l'aria. Fuori l'aria. Inspiro ed espiro. Ritorno al centro. Controllo bene che la mia colonna vertebrale sia ben allungata e prendo la cinghia. Dopo la posizione della mezzaluna di Ardha Chandrasana, sia nella posizione a gambe incrociate sia con le gambe in apertura e distese, vado a sentire un movimento, questa volta, di rotazione. Parsva Upavista Konasana. Quindi è la posizione laterale dell'angolo seduto. Aggancio la cinghia sotto la base delle dita del piede destro. Il piede sinistro mantiene la forma di quello destro, quindi la gamba è attiva e il tripode del piede spinge per bilanciare il bacino. La mano destra è dietro, spinge verso l'alto la schiena, la sinistra mantieni i lembi della cinghia mentre salgo e ruoto il busto fino ad allinearlo alla linea della gamba. Adesso è la mano posteriore che mi aiuta a spingere e ad allungare la schiena. Mentre faccio questo movimento io non vedo la gamba posteriore, ma la gamba è sempre attiva. Quindi premo i polpastrelli e allungo. Non chiudo la testa sulla gamba, è l'addome che si avvicina. Guadagno centimetri sulla cinghia. Quando sono vicino al piede, se posso aggancio, altrimenti mantengo la presa sulla cintura. Continuo ad estendere la colonna, quindi allungo e distendo. Continuo a sentire bene il lavoro della gamba e la rotazione del busto. Quando sento che la mia schiena non ha più
lo spazio per distendersi, allora lentamente cedo. Le gambe mantengono la loro attività, quindi continuano a lavorare col piede a martello e il tono nella muscolatura della gamba. La schiena si rilassa, lascia andare la testa, il collo e le spalle. Mi preparo a sollevarmi lentamente verso l'alto, riallineo, controllo la posizione del busto e ruoto ovviamente sul lato opposto, quindi preparo sempre la posizione direzionandomi sul lato sinistro, cinghia sotto la base delle dita, afferro con la mano opposta, l'altra mano va a terra, spingo verso l'alto la colonna usando la mano posteriore, effettuo una rotazione di circa 15 gradi del busto e lo allineo alla gamba sottostante. Mi preparo, quindi lentamente la mano posteriore che spinge, continuo a lavorare con le gambe, la gamba posteriore non la vedo ma resta attiva e continuo ad allungare e a distendere. Quando le mani si avvicinano ai piedi o aggancio come prima il piede, posso mantenere i polpastrelli a terra. Cerco di non crollare con la schiena, il movimento è di spinta in avanti. Quando sento che non riesco più a controllare la forma della colonna, quindi mi accorgo che la posizione non è più corretta, allora mi preparo a rilassare. Aggancio, le gambe sono ancora attive, ma cedo col busto, lascio andare e rilasso. Resto per 3-4 respiri sulla posizione e poi mi risollevo lentamente. Riprendo la posizione centrale e questa volta cerco di intensificare quest'asana, dove io ho un lavoro molto intenso sulla catena posteriore e sulla rotazione, quindi il lavoro del busto è un lavoro intenso, come pure quello della spalla e del braccio. Aggancio la mia cinghia nuovamente, fletto il ginocchio sinistro, porto la cinghia sotto la base delle dita e entrambi i lembi della cinghia li porto dietro, afferrandoli con la mano destra. Entro piano nella posizione, quindi sollevo la schiena, il braccio va all'interno. Adesso aumento la capacità di ruotare il busto usando il piede agganciato alla cinghia. Quindi spingo verso l'esterno con cautela, in modo tale che il movimento del piede e della gamba possono andare ad aprire l'emitoraccio opposto, in questo caso quello destro. Se sto lavorando con troppa intensità, cedo, lasciando libera un pochino la cinghia. Se sento che posso mantenere la posizione, continuo a lavorare sulla rotazione. Il busto ruota in maniera più intensa, la spalla lavora ma senza spingere, quindi non vado a caricare la cuffia dei rotatori, ma cerco di ruotare la schiena, quindi inspiro, spingo in alto. Durante l'espirazione aumenta la rotazione. Quando sento di aver disteso bene la colonna, allora lentamente il braccio sinistro sale, allungo ed espirando mi proietto in avanti, mantenendo la presa della cinghia sul piede posteriore. Allungo, cerco di arrivare al piede se arrivo, ma posizione può fermarsi benissimo qui sul tibiale, dove controllo la forma della schiena. Continuo a spingere in avanti il centro della testa. Quando sento che l'allungamento della colonna è completato, io in questo momento non riesco ad allungarmi maggiormente, allora vuol dire che posso lasciare e ritorno con entrambe le braccia in avanti, estendo di nuovo la colonna, allungo
mi preparo a rilassare il busto sopra la gamba. Non perdo l'attività della gamba e del piede posteriore. Quindi lascio andare come prima, rilasso e poi ritorno lentamente, srotolo la colonna dal basso verso l'alto, riallineo, torno al centro e preparo la cinghia in aggancio sull'altro piede, fletto. La cinghia sotto la base delle dita, passo posteriormente alla mano sinistra, quella opposta, entro col braccio e preparo la rotazione. Quindi quando il piede comincia a spingere verso l'esterno, comincio a sentire la rotazione. Se c'è troppa intensità, cedo. Se sento di poter continuare a ruotare, mantengo la presa sulla cinghia, spingo la schiena in alto, mentre espirando ruota la colonna. Sento il lavoro sugli emitoraci, quindi mobilità della spalla, apertura, in questo caso dell'emitorace sinistro. Inspiro, allungo, espiro, proietto il busto non in basso, ma in avanti. Estendo lentamente, allungo. La presa può essere al piede, a terra, sul tibiale. Continuo ad allungare finché sento che ho spazio per l'estensione. Non crollo con la testa, quindi non devo sentire il collo irrigidito. Adesso libero la cinghia, mi riporto in avanti con entrambe le mani. E completo Parsva Upavista Konasana, allungando bene e poi cedendo. Resto per 4-5 respiri e poi ritorno lentamente verso l'alto. Srotolo, riallineo e ritorno in posizione centrale. Controllo bene la posizione delle mie gambe, spingo bene verso l'alto, adesso completo andando al centro. Premo i polpastrelli a terra, il centro della testa spinge in alto e io mi proietto in avanti. Qui attivo i flessori delle anche, spingo le teste dei femori all'interno, mentre i polpastrelli delle mani mi aiutano a spingere il busto. Quindi devo sentire la zona dello psoas attiva. La gamba è completamente attivata, il piede a martello mi aiuta a mantenere l'attività della muscolatura della gamba, mentre io mi spingo in avanti quanto è possibile. Fermo la posizione nel momento in cui mi accorgo che sto portando tensione alle spalle, al collo e non sto più aprendo il torace. Le scapole devono stringere, il centro del torace spinge avanti. Se c'è ancora spazio, mi allungo. Se mi accorgo di non avere più spazio, semplicemente lascio andare il busto. Attive sono ancora le gambe che stanno spingendo, i flessori delle anche. La schiena, quindi la zona dei paravertebrali, la testa, il collo, le braccia sono rilassate. Resto nella posizione per qualche respiro e poi lentamente ritorno. Risalgo e allungo ancora verso l'alto. Fletto il ginocchio destro e porto il tallone vicino all'inguine destro, quindi non vado a chiudere la posizione col piede sull'interno della coscia sinistra, ma mantengo un'apertura superiore ai 90 gradi. Controllo di nuovo la forma della mia spina dorsale. Aggancio la cinghia sotto la base delle dita del piede sinistro. E con la mano sinistra tengo la cinghia. L'interno del braccio è rivolto verso l'alto perché la spalla non debba fare questo, non si debba chiudere. Preparo Parivritta Janu Sirsasana. Qui abbiamo in questa posizione
una rotazione con una flessione del busto, in questo caso a sinistra. Salgo verso destra con il braccio destro, quindi allungo ed estendo. Parte attiva è quindi l'emitorace destro, spingo in alto, poi attivo il braccio e la mano che tiene la cinghia. Appoggio il gomito all'altezza circa del ginocchio o della tibia o della coscia e comincio ad allungare lentamente. La testa resta in linea, non sto spingendo il basso, devo cercare invece di allungare. Se non ho più bisogno della cinghia perché la mia mano arriva al piede, aggancio l'alluce in questo modo, il pollice e il dito, il primo dito del piede, l'alluce, sono a contatto. Continuo ad allungare bene il lato destro, lo spingo non in basso ma in avanti. Sento l'estensione, non cedo. Ancora mantengo l'allungamento. Se posso aggancio l'esterno del piede oppure mantengo semplicemente l'estensione del braccio. Poi inspiro ed espirando ritorno al centro. La preparo sull'altro lato. Apro la gamba destra, tallone sinistro verso l'inguine sinistro. Aggancio la cinghia sotto la base delle dita del piede destro, braccio destro con l'interno rivolto verso l'alto e la preparo di nuovo. Quindi faccio sempre attenzione, gamba attiva, piede attivo, allineamento delle spalle, ischi ben appoggiati a terra, salgo a sinistra. Adesso spingo in alto, apro, poi è il braccio destro che comincia a trazionare. Lo appoggio per non creare tensione e comincio a spingere. Il braccio sinistro si allunga in avanti e non in basso. Cerco spazio. Quando sento che la mano destra è vicina al piede destro, il pollice aggancia l'alluce. Continuo ad estendere. Cerco ancora spazio. Non è importante la presa, quindi non cerco di andare forzatamente ad afferrare l'esterno, quello che cerco è l'estensione, quindi l'apertura dell'emitorace sinistro in questo caso. Quando ho completato, inspiro, torno al centro ed espirando, ritorno in forma centrale. Riporto le gambe in Siddhasana, allungo bene la spina dorsale, distendo, porto i polpastrelli a terra e mi proietto in avanti cercando la simmetria fra il lato destro e il lato sinistro, quindi spingo in avanti, agisco sui flessori delle anche, porto i polpastrelli in avanti e mi allungo senza sollevare gli ischi dalla coperta o dal tappetino. Cercando la massima estensione, cedo. Rilascio la fronte, il collo, le spalle. Resto per qualche respiro cercando di sentire bene il lavoro che ho appena svolto, quindi a livello dei due emitoraci, destro e sinistro, e soprattutto la zona paravertebrali. Controllo di non avere agito in maniera eccessiva sulla cuffia dei rotatori, quindi vado ad ascoltare bene la posizione e poi la inverto. Modifico la posizione delle gambe, entro in Vajrasana. Vajrasana è la posizione del fulmine, quindi scendo con le natiche sui talloni, distendo bene la spina dorsale, appoggio la fronte e mantengo per qualche istante la posizione. La respirazione è bassa in questo momento, un momento di recupero. Quando sento di aver posizionato correttamente, allora senza fretta sollevo, strisciando in avanti il bacino e facendo scivolare le mani.
Quando mi ritrovo con il bacino esattamente sopra le ginocchia, quindi ho i femori verticali, allora mi fermo e lascio andare bene il petto verso il basso. Appoggio la fronte senza spingere sull'articolazione della spalla. Allora, in questa posizione il torace è in apertura, ma sento la zona lombare in uno stato di neutralità. Mi fermo e comincio a controllare la zona del tratto cervicale. Quindi inspiro, appoggio la guancia destra, espiro, torno con la fronte. Inspiro, appoggio la guancia sinistra e continuo con queste piccole morbide rotazioni cercando di intervenire sulla colonna cervicale, sui muscoli adiacenti. Se mi accorgo di aver creato una buona apertura del petto, allora provo a spingere in avanti il mento, lo appoggio e cerco di lasciare andare ancora meglio il petto verso il basso. Questa è Dharmakasana, la posizione della devozione, nella quale ho il pieno controllo dell'apertura toracica e l'unico punto sul quale devo prestare grande attenzione è la zona della spalla. Quindi se la mia spalla è rigida, sicuramente tengo solo l'appoggio della fronte. Lentamente scivolo indietro, riporto le natiche sui talloni, controllo la posizione delle ginocchia e porto le braccia rivolte all'indietro. Quindi le mani sono nella direzione dei piedi. Da questa posizione cerco la mia cinghia, la porto alle braccia e questo soprattutto se non riesco a fare questa posizione, quindi se agganciando le mani, intrecciandole, i miei gomiti non riescono a distendersi, quindi se il gomito resta in questa posizione non riesco ad agire sulla spalla. La cinghia mi permette di attivare in maniera corretta la posizione. Questa è la terza posizione della lepre. Mi preparo, inspirando, appoggio il centro della testa e lascio andare le braccia. Espirando, riporto la fronte, il bacino scende sui talloni, le braccia sul bacino. Quindi seguo la mia respirazione cercando ogni volta di aumentare l'attivazione della spalla. Se mi accorgo che la cintura non è necessaria, intreccio le mani e agisco stringendo bene un palmo contro l'altro e andando ad attivare ancora in maniera più profonda l'articolazione della spalla. L'ultima volta, quindi l'ultimo respiro, mantengo, stacco la zona delle tibie al dorso dei piedi e mantengo Shasha Mudra 3 per qualche respiro. Riaccompagno le gambe, piedi, mani si appoggiano sul bacino, libero le braccia e srotolo la schiena verso l'alto. Controllo la posizione del mio corpo, controllo il collo, le spalle, mi fermo nella quadrupedia e vado a sentire bene l'appoggio. La mano è sotto la spalla e il ginocchio sotto l'anca. Controllo di nuovo la spalla. Apro sul lato sinistro.
In questo caso è una torsione-rotazione solo del tratto dorsale. La testa non ruota in eccesso, mantengo il contatto visivo, occhio-mano, espiro e entro. Scivolo sull'esterno del braccio, appoggio la guancia sinistra e il braccio destro si allunga in avanti. Vado a fermare bene la posizione, a sentire lo stretching della cuffia dei rotatori a sinistra e tutta la fascia laterale destra in estensione. Mantengo ancora la posizione e poi ritorno lentamente per eseguire sull'altro lato, sfilo e riprendo l'appoggio. Di nuovo sento e correggo gli appoggi, apro a destra, inspiro, espiro. Appoggio la guancia destra. Il braccio scivola sull'esterno, il braccio sinistro si allunga, estendo, sento bene la zona della spalla e mi fermo. Cuffia dei rotatori nella spalla destra in stretching, allungamento del fianco e del braccio sinistro, ritorno e lentamente riprendo la quadrupedia. Vado a sentire quindi il lato destro e il lato sinistro, dovrei avere una percezione molto sensibile del mio tratto dorsale e adesso con calma sposto leggermente un pochino in avanti le mani per prendere Adho Mukha Svanasana, il cane. Mentre salgo in Adho Mukha vado a sentire bene il lavoro del braccio e della spalla in simmetria. Non cerco di scendere col tallone perché voglio controllare l'allineamento. Non crollo sui gomiti, la testa è allineata, spingo il bacino in alto, sento bene la posizione. Poi con calma, senza fretta, provo a scendere leggermente col tallone senza eccedere. Inspirando mi spingo in avanti, apro il petto, non crollo, sollevo lo sguardo e ritorno. Adho Mukha. I talloni spingono dietro e io sto spingendo in mezzo alle scapole. Sento bene l'estensione e la riprendo ancora. Il lato destro e il lato sinistro si allungano e si aprono in simmetria. Controllo per l'ultima volta questo passaggio, cane a testa in su, inspiro, cane a testa in giù, espiro e mi fermo. Aggiusto la posizione dei piedi rispetto alle mani, la testa in mezzo alle braccia, guardo le mani e sposto la mano destra più avanti e più al centro. Preparo Vasistasana, l'asse laterale, quindi di nuovo lavoro in asimmetria. Non cerco di sovrapporre i piedi, mantengo quindi una rotazione che va sull'esterno del destro, sull'interno del sinistro, mentre il braccio sale. Spingo bene in alto, apro il torace. Alla prossima ispirazione, spingo il braccio oltre la linea della testa. Inspiro ed espiro, ritorno al centro. Riprendo Adho Mukha, quindi riposiziono, scendo coi talloni, allungo, inspiro, Urdhva Mukha. E ancora, dentro l'aria e fuori l'aria. Riprendo la giusta distanza mani-piedi. Sposto la sinistra, ruoto. Non cerco la sovrapposizione dei piedi perché mi interessa lavorare sul torace. Quindi privilegio il lavoro sui due emitoraci. Ritorno al centro, riassesto e riprendo la.
la quadrupedia. Scendo con le natiche sui talloni, riposiziono la schiena in allungamento, fermo, rilascio la fronte e le spalle, tolgo tensione, quindi decontraggo bene il braccio e poi con calma arretro e scendo con il bacino a terra. Appoggio con calma anche il torace, controllo l'osso pubico bene in appoggio, porto le mani in modo tale da avere gomito e spalla in linea. Appoggio bene l'osso pubico, sono nella posizione della sfinge, controllo la mia dorsale, allineo la testa e comincio a preparare lentamente Bhujangasana. Spingo l'appoggio delle mani, salgo, osso pubico in appoggio, pavimento pelvico attivato in maniera profonda. Espirando ritorno, non allargo i gomiti, controllo la posizione, sfinge, inspiro, Bhujangasana, espiro, sfinge, e di nuovo, Bhujangasana, controllo di nuovo, espiro, sfinge. Adesso indietreggio leggermente, provo a salire in maniera leggermente più profonda. Inspiro. Se posso mantengo l'estensione, se non posso fletto. L'osso pubico nella posizione di Bhujangasana è a terra. I glutei sono parzialmente attivati, ma non estremamente contratti. Il pavimento pelvico è molto attivo. Espiro, rilasso, sciolgo la posizione, decontraggo le braccia, le rilascio ai lati del corpo, appoggio una guancia e poi l'altra. Cerco di sentire se il mio collo è in una posizione di comfort. Poi lentamente appoggio le ginocchia, le mani sono sotto le spalle, stringo bene i glutei, ritorno in quadrupedia e scendo con calma con le natiche nella direzione dei talloni, arrotondo la schiena, lascio andare la testa, rilascio le braccia e lentamente srotolo la schiena verso l'alto. Riallineo e mi appresto a controllare la forma della mia schiena. Incrocio nuovamente, quindi riprendo Sukhasana Utsitasana. Vado a sentire bene la forma della mia spina dorsale. Allineo bene il tratto cervicale. Controllo il collo e le spalle. Sento l'apertura del torace e comincio a controllare bene il respiro. Se mi accorgo che sto crollando con la schiena, inserisco di nuovo la coperta sotto i dischi. Il controllo della cintura mi permette di sentire il respiro a livello della gabbia toracica. Porto le mani a candeliere, mantengo la testa in linea. E inspirando il mio torace segue la direzione delle braccia. Apro ed espirando. Richiudo. E di nuovo dentro l'aria. E fuori l'aria. Il movimento delle braccia
mi permette di sentire bene il lavoro svolto durante le posizioni. Quindi valuto la capacità di espansione dell'emitorace destro e dell'emitorace sinistro. Attivo una respirazione completamente attraverso le narici. E cerco di prolungare l'espirazione rispetto al tempo di inspirazione. Un'ultima espirazione. Rilasso le braccia e il dorso delle mani sulle ginocchia, chiudo un attimo gli occhi e prendo coscienza di questa mini lezione e delle sensazioni che queste asana hanno lasciato nel mio corpo, soprattutto nel distretto scapolo-omerale e a livello dell'apertura del torace. Namaste.